Nasce dalla collaborazione del nostro istituto di scienze dello sport con l'area performance della Federcalcio. Di 2 anni fa, per lockdown, ci abbiamo creduto molto perché serve per dare degli spunti molto interessanti ai preparatori atletici, ai tecnici, soprattutto delle squadre giovanili, non solo delle squadre di vertice, e in maniera trasversale perché poi abbraccia più discipline, quindi può essere propedeutico per la formazione di giovani atleti prima che poi si specializzino nelle singole discipline sportive. Il progetto di fatto ha affiancato l'area performance della FIGC con dei tecnici nostri specifici, hanno analizzato i movimenti dei calciatori a più riprese con ovviamente tutta la tecnologia più avanzata. Da lì hanno tratto quelli che erano gli elementi fondamentali per fare dei protocolli, sono partiti i primi 5 protocolli, sono protocolli di base che servono da un lato per migliorare la prestazione d'alto livello e prevenire l'infortunio nei giocatori già formati, quindi nei giocatori delle squadre nazionali, dall'altro invece per formare i giovani atleti, dando quindi dei moduli d'allenamento già predefiniti e che li indirizzano verso una fase di preparazione atletica più proficua rispetto a quello che sarà l'evolvere della loro carriera.